per il loro momento di gloria. Patron, io non so se è il suo stesso parere, è vero, tanti tra virgolette rincalzi, spazio a chi ha giocato meno. Però questa gara ha dato delle indicazioni interessantissime, perché è stata gara vera? Sì, è stata gara vera, ma soprattutto abbiamo dimostrato che il nostro gruppo di giovani non è secondo a nessuno. Molto spesso viene, come dire, giustamente messo in evidenza che l'Angolana per esempio ha un ottimo settore giovanile, ha ottimi giovani. Io direi che questa sera li abbiamo subissati sotto tutti i punti di vista, quindi una squadra fatta i ragazzi che li ha superati, insomma, in tecnica, velocità, organizzazione gioco, punteggio bugiardo, ma va bene così. Tre punti a casa, imbattibilità, e campionato chiuso con 5 punti di distanza dai nostri competitor, quindi va bene così. Gara che ha detto tanto, come detto in precedenza, Lucarelli all'inizio ha confermato di voler vincere, anzi stravincere questo campionato, e c'è riuscito. Ho fatto naturalmente a livello giornalistico la fatidica domanda sul futuro, perché Paciarelli ha detto da mezzanotte a un minuto cominceremo a pensare al prossimo anno. I tempi sono ristretti, Presidente, sì, ma sì. Una chicca ce la può dare già? No, vabbè, ci vedremo martedì, quello l'hanno detto anche i giornali. L'obiettivo sia del mister che della società è di andare avanti insieme, come l'obiettivo della società è cercare, insomma, di dare più opportunità possibile a questi ragazzi per il prossimo anno. La tribuna, un amore ritrovato, anche se l'attaccamento dei tifosi del Chieti non è mai mancato. Il Covid ci ha messo lo zampino con la curva Volpi, che ha preso la sua decisione. Vabbè, non tutto... condivide, esatto. No, ma tutto ne abbiamo parlato con la curva, è una direttiva che a livello italiano tutti gli ultras hanno condiviso, e quindi alla fine c'è stata questa scelta. Almeno in questo non si bisticcia, devo dire che si sono messi d'accordo. Si sono messi d'accordo tutti quanti, vabbè, e loro hanno fatto questa scelta. Tra l'altro, una partita con l'Avezzano hanno comprato dei biglietti da curva senza entrare. Ecco, credo questo è un bel gesto, assolutamente. Che vadano rispettati anche nella loro scelta, però la tribuna oggi era piena, e c'erano anche a titolo personale diversi giocatori, diversi tifosi che insomma appartenevano alla curva Volpi. Patron, naturalmente ora c'è la festa. Il presidente ci ha svelato ad inizio gara che ci sarà la presentazione, insomma, di tutti i componenti della rosa, dello staff. Qualche sorpresina ce la può anticipare? Così non facciamo cambiare canale. No, perché l'ha organizzata il presidente Mergiotti. Vi devo confessare che io sono all'oscuro, quindi non te la direi volentieri, ma proprio non ha fatto tutto il presidente. Non so che cosa ha combinato. Speriamo, insomma, che sia tutto tranquillo, perché vedo già qualcuno che ha buttato le maglie di là, insomma, già c'è, come dire, già eravamo in clima di festa. Adesso 2 giorni, insomma, c'eravamo un po' distratti, e oggi per fortuna, insomma, nonostante la distrazione, abbiamo dimostrato di fare bene lo stesso. E i tifosi hanno scelto Corticchia come uomo simbolo di questa stagione. Lei naturalmente deve un po' equilibrare il tutto, no, e mantenere, guarda, però c'è qualcuno che l'ha impressionata, guarda, che non conosceva come giocatore. No, guarda, ho visto la tua trasmissione, e quindi ho seguito la trasmissione l'altro ieri, o ieri forse, ieri sera? Sì. Ieri sera. E, guarda, ho saputo in quell'occasione che c'era stata la scelta di Corticchia. Secondo me questa è una vittoria di squadra, non è una vittoria di un giocatore singolo. Nicolò ha dimostrato di essere un ottimo giocatore, ma qua ci sono ragazzi, insomma, di assoluto valore, quindi sarebbe non corretto, perché poi scegli Corticchia, ma Donatangelo all'Aquila ha fatto una partita straordinaria. Diciamo che per ogni ruolo c'è stata una bellissima competizione, pulita, senza musi lunghi tra ragazzi, e quindi non me la sento di dire un nome piuttosto un altro. C'è un giocatore che l'ha stupita, nel senso, guarda, che conosceva casomai, guarda, poco rispetto, no, ad altri, guarda, e allora, che l'ha impressionata. Allora ti dico, egoisticamente io ho scelto Marco Mariani, che ho convinto a scendere in eccellenza, e ti dico che, insomma, non è stata dura, ma è stata impegnativa. Allora, se devo dirti, io personalmente il giocatore che interpreta, non è il giocatore più bravo o che mi ha sorpreso, ma che interpreta più il mio spirito di fare calcio, di fare sport, è Marco Mariani. Ma ecco, non questo. Per la, ripeto, assolutamente, lo scelgo per come si è impegnato, come ha dato il 100% in tutte le partite. Ecco, quello è il giocatore che a me piace.
piace come spirito di partecipazione al gruppo, e poi cioè, non sono tutti bravi, insomma, da Fabrizio a Spadafora a Rodia, come fai a Galli, come fai a dire. Trevisano, la panchina è impressionante, ogni qualvolta si guarda, insomma. C'è l'imbarazzo della scelta, e questo vuol dire che il lavoro fatto nel mercato di riparazione, perché così è stato, sì, è stato fatto bene. Sì, ma poi tieni conto che la panchina è stata impressionante anche e soprattutto, secondo me, per il discorso dei giovani, perché io stasera la cosa più bella e più sorprendente è stata questa grande passione e abnegazione che hanno messo i giovani, sono entrati in campo, e quindi non solo la panchina dei grandi ma soprattutto la panchina dei giovani ha dimostrato di essere veramente una panchina di assoluto valore. Chiudo con te facendoti notare nuovamente quello invito, no? Un ringraziamento, e poi nella seconda parte del messaggio c'è l'invito, no? Proprio a costruire un qualcosa di importante nell'anno del centenario. Il presidente ha detto sì, ok, però dobbiamo fare sempre i passi giusti in base alla lunghezza della gamba, perché poi si rischia di non di durare poco. Ecco, esatto. Poco. Quindi credo che questo sia condivisibile. Ma io l'ho già detto ai tifosi in passato, l'anno prossimo, insomma, faremo un campionato, cercheremo di fare un campionato importante. Poi dobbiamo andare con i piedi per terra, perché io credo che in questo momento uno deve fare le cose fatte bene, perché non ha senso dopo qualche anno buttare al vento un lavoro, un impegno, un sacrificio, sacrifici come quelli stiamo facendo. Quindi con molta tranquillità, se sarà l'anno prossimo va bene, se sarà fra 2 anni, fra 3 anni, questo lo sappiamo, l'importante è che la società sia sempre sana, gestita correttamente e che possa funzionare e dare continuità. Sotto l'aspetto dell'entusiasmo e dell'attaccamento alla maglia, la città ha dimostrato di esserci. Sotto l'aspetto strutturale, questo impianto, patron, ha bisogno di un piccolo restyling per poi, ecco, che tipo di progetto c'è sotto questo punto di vista? Ma guarda, un grande restyling, il problema è che è difficile riuscire a combinare tutte le esigenze della città, però comunque diciamo che adesso vedremo di fare qualcosa per rendere l'impianto più adatto agli obiettivi che ci siamo posti. Adesso grazie. Ti ringrazio e ti lascio. Perché... Sì, perché lo speaker ufficiale sta chiamando, sì, tutto lo staff, grazie al patron Giulio Trevisan.